accompagnati da Anita Borelli e Matteo Saninaghi. Lascio a loro la parola. Buonasera a tutti ragazzi, grazie per la vostra presenza. Questa sera, oggi sarà una bella giornata, come Rimedi abbiamo fatto 70 match durante il giorno e la pre-card che avete visto, e partiamo con 7 match questa sera, uno più bello dell'altro, dove vedrete due match per un titolo nazionale WKA e un europeo di Muay Thai Full Rules. Siamo alla quinta edizione e veramente io ringrazio tutti per la partecipazione, sono tutti signori pugili che arrivano da varie selezioni di Rimedia ma anche di match importantissimi già fatti in giro, e quindi vi chiedo la cortesia di applaudire tutti indifferentemente da dove arrivano, perché veramente qua vince lo sport e non le cattiverie, veramente il nostro mondo è quello che è, ci prendiamo sberle qua ma giù veramente siamo persone più amici tutti. Volevo ringraziare Anita Borrelli che ci ha dato la mano nella coordinazione delle coreografie e di tutto quello che è la parte coreografica che vedrete dopo. Stefano Trovese, il presidente per la Lombardia della WKA Fighters League, che è con me organizzatore da 5 edizioni di Rimedia. La solita, ormai sempre presente, Adriana Cornali, che è la nostra speaker ufficiale. E questa sera voglio presentare anche Matteo Seinaghi, che è praticamente responsabile della ginnastica dinamica militare, che da quest'anno entra facente parte della WKA Fighter League come preparazione fisica proprio specifica di sport da ring, ma vi aggiorneremo in seguito su questa situazione. Stasera Matteo ha portato delle bellissime ragazze, che sono quelle che avete visto prima, e non solo, anche i ragazzi, perché giustamente salgono le ragazze tra una ripresa e l'altra, ma salgono i ragazzi per la dolce visione delle ragazze. Ho parlato troppo, vi ringrazio, buona serata a tutti. Lui era Alessandro Piavani, fondatore e presidente della Combat Sports Promotion e un sacco di altre robe che non sto qua a dire. Allora, smorziamo un attimo i toni e vi presentiamo una demo per la Pro Evolution Fight del maestro Max Repucci, Martina, di 7 anni. Teniamo il tempo di 2 minuti per Martina. Buonasera, siamo a Ringmania 5, quinta edizione. Abbiamo iniziato la serata presentando appunto la serata e le particolarità, i match che ci sono, e siamo partiti ovviamente con una bellissima dimostrazione di Max Repucci con questo bambinetto di 7 anni che è veramente uno spettacolo da vedere. Cosa ne pensi, Marco? Beh, cosa ne penso? È il nostro sport, sta crescendo in maniera esponenziale. Per quanto riguarda il K1, la kickbox, l'MMA, il grappling, la savate, lo chess fight, e dunque con la WKA Fighters League, la numero uno, oserei dire, in Italia delle ASD nazionali e internazionali, ebbene ne vedremo delle belle stasera con Ringmania. Difatti abbiamo scelto dei match intelligenti che sono bellissima dimostrazione, grazie veramente a Max. Abbiamo scelto dei match veramente molto belli che comunque si avrà la possibilità di vedere dal grappling al K1, alla Muay Thai e al Fight Code. La particolarità è
Match Crew è il titolo europeo di Muay Thai for Rules, UKA, 5 riprese a 3 minuti. E poi abbiamo due titoli nazionali di K1 e dei Prestige Fight. Primo match della serata e ovviamente è un grappling, perché vogliamo spingere anche questa disciplina e quindi vogliamo farlo vedere anche in un contesto di contatto pieno. Metteremo un grappling, che è una lotta a terra, però ci sta, perché sono due signori atleti e poi passeremo al contatto pieno. Ecco, ricordiamo che dei grappling però non sono validi i colpi le di pugno, no? Oppure è lotta, i colpi di calcio. È lotta. Non è l'MMA. No, è lotta, solo lotta a terra. Si avvicina molto alla lotta libera, quindi, Alessandro. Sì, è simile alla lotta libera, praticamente è una sorta di jiu-jitsu senza kimono, per intenderci. Quindi quasi tutto pronto per il primo match di grappling. Ricordiamo che in questa disciplina non è valido colpire né con i pugni né con l'uso dei gomiti o delle ginocchia o del calcio classico, che si può tirare invece nella kickboxing, nel kiwa o nella muay thai. Appunto, come dicevamo prima, è una disciplina molto simile alla lotta greca-romana, uno sport molto eclettico e tra poco seguiremo il match più da vicino. Quasi tutto pronto per la prima ripresa. Partiti. Chiaramente fase di studio tra i due atleti. Subito scambio a terra. Si inizia a lavorare con le prime prese. Per quanto concerne leve articolari, strangolamento e chiaramente con l'ausilio delle gambe per aiutarsi a uscire da situazioni difficoltose. Ricordiamo sempre i 7 match pro nella serata di Pero, al prezzo del trasporto di Pero a Milano. Ringmania, organizzazione Alessandro Piavani e Stefano Trolesi.
La situazione è sempre la stessa. Sembra scambi molto ravvicinati sul tappeto. Chiaramente non si può colpire, come dicevamo prima, come si colpisce nell'MMA con l'ausilio dei pugni o dei gomiti, ma si cerca di bloccare l'avversario e farlo arrivare alla resa. Questa sera avremo appunto il K1 e la Muay Thai. Ricordiamo le regole delle due discipline. Nel K1 si possono usare i colpi di pugno, di gamba, quindi di calcio, e si può solamente colpire con una ginocchiata al tronco o al volto senza l'uso del clinch. Regolamento Muay Thai, invece, il clinch può essere prolungato finché si continua a colpire in fase attiva sia con le ginocchia o coi gomiti, a corpo a corpo, e chiaramente si può boxare e tirare di calcio. Il match è terminato. Passiamo nel vivo della serata con il primo match
a contatto pieno che è tra Mauro Lavazza e Taha Makarem, tre riprese da 3 minuti di K1 Rules, classe A. Quindi il colpo di ginocchio lo possiamo portare oltre che al tronco al viso. Al viso, è sì, giusto, no, Alessandro? Sì. Quindi in classe A pro possiamo colpire, come dicevamo prima, sia con i pugni sia con i calci, ma possiamo colpire anche con il colpo di ginocchio. E quindi primo match molto interessante della serata di Ring Mania. Qua in posizione Marco Costaguta insieme all'organizzatore della serata Alessandro Piavani. Quindi Alessandro, dicevamo, il K1 disciplina che ora sta prendendo campo in tutto il mondo, e possiamo già citare il Glory e tanti altri circuiti dove ci sono dei mega campioni, e ebbene qua a Ring Mania stiamo portando degli atleti già di calibratura internazionale, e questa sera qua si daranno sicuramente battaglia, come si dice in gergo. Sono i migliori atleti selezionati dalle nostre zone in Nord Italia, e sono atleti che si hanno già dimostrato quello che valgono, e veramente fanno una figura esagerata perché sono tecnici, bravi e potenti. Vediamo su ring una sfida di pop tra due ragazzini che sono fantastici, oltre ai match anche dei match di ballo. Beh, ricordiamo che la nostra disciplina nasce nelle realtà periferiche americane, e che cosa ci accompagna? La musica hip hop, quindi ci alleniamo nelle palestre con la musica hip hop e portiamo anche questi giovani ballerini sulle nostre piazze, coreografie, le nostre coreografie e sfide anche al di fuori dal ring, ma su un ring con delle discipline diverse. Bravissimo, guardate quel ragazzino lì, che spettacolo! Oltretutto un buon riscaldamento, no? Sono veramente bravissimi. Sono due ragazzini, ma fanno paura veramente, cioè guardate che sincronismo e che capacità. Sono veramente molto bravi, Alessandro. Come bravi saranno i prossimi atleti qua sul quadrato, che si contenderanno le varie cinture sia nazionali che europee. Grandissime coreografie. Adesso partiamo, entriamo nel culo della serata veramente con i match a contatto a pieno. Presumo che questo siano dei match veramente non più belli, sono, non mi sbilancio che sono tutti belli, ma uno sicuramente un match da vedere. Ecco, ricordiamo il regolamento, come dicevamo, nella Muay Thai i colpi di pugno non fanno punteggio, o se riusciamo a mettere in KO l'avversario, oppure il pugno non fa punto. Nel K1 invece al contrario, invece sì, si colpisce di pugno, si fanno i punti, chiaramente, così come l'uso dei calci e delle ginocchia. Nella Muay Thai invece il punteggio lo fanno i colpi di gomito, di ginocchio o chiaramente la combinazione pugno calcio. Sta nel clinch, nelle capacità del clinch e nella particolarità appunto che hai solo una ginocchiata in 3 secondi di lavoro. Dunque è più tecnico, lo vedo, è più in piedi, è più tecnico. Ma sempre fare di meglio. Ripeto. Quindi, allora, tra Eric, ma c'è la distanza, per me, è un casino. Ma sì, ma li faremo tutti i minimi, così mi ricordo. Ma pensata.
tutto per il primo round, il primo combattimento della serata a Ringmania, categoria 71 kg, tra riprese da 3 minuti. Classe A, quindi parliamo di atleti pro, quindi di un livello molto alto, e tra poco appunto iniziamo il primo round. Siamo al primo round, è bellissimo, K1 Rules, Tar Makarem, Team Song contro la Vazza. Chi può premiare Trolese se vuole? Provi di domani. È tutto pronto? L'arbitro si assicura che abbiano tutte le protezioni. E tra pochi secondi il suono del primo round. Sandra? Sì, ma non possono lasciare Adri. Così, ci sarebbe ammazzato. Sì, ma tutto a posto, mi raccomando, arrivo il 37, verifica delle luci America. Televisione, se non sembra sulla televisione potrei fare andare. No, faccio passare. Sì, ma quindi attenzione. Inizia la prima ripresa. Disciplina del K1. I due contendenti stanno già mettendo i primi colpi pesanti, sia di pugno che di calcio. Azione di clinch. Come dicevamo prima, il clinch deve essere limitato ai 3 secondi e poi si deve di nuovo riniziare a boxare. Bellissima spazzata. L'arbitro fa notare che la spazzata non è regolare, in quanto non si può trattenere in clinch e poi portarlo a terra, bensì bisogna colpire solamente con l'uso della gamba, sollevandolo poi al terreno. Colpo basso dall'avversario, adesso sempre involontario, quindi non c'è stato richiamo. Sono due scuole diverse, che Taesso si è specializzato in K1, ma viene dalla Muay Thai, invece la Valsa è proprio un K1 puro. Moltissimi Thai boxer famosi combattono anche nel K1, situazione sicuramente tutto dovuto alle borse degli atleti in questi circuiti che dicevamo poc'anzi. Ma anche perché è un po' l'evoluzione ormai anche degli sport da ring, quindi il K1 è una disciplina talmente bella che può essere... diciamo intesa da un Thai come un modo di provare a fare una disciplina che è simile ma non è, ma diversa per quanto riguarda le tempistiche, il clinch e tante cose. Un vero Muay Thai, puro Muay Thai, è bello da vedere, ma hanno un ausilio dei gomiti e delle ginocchia, dove il clinch sì che è prolungato, ma sono dei fautori. Sì, in questo tipo di campo, mentre nel K1 la lunghezza del clinch è la particolarità che non puoi usare i gomiti e non puoi spazzare con delle tecniche previste nella Muay Thai, insomma cambia. Quindi, leggermente il K1 è molto più veloce come disciplina, molto più statica la Thai, di potenza, colpi singoli, massimo doppi, clinch potente, ginocchiate, invece qua è dopo tre secondi si ferma e si riprende con il clinch, possibilità di due ginocchiate entro i 3 secondi. Adesso è 3 volte che gli sfiora il viso con la ginocchiata. Finora come vedi il match, Alessandro? Personalmente una personale preferenza magari in virtù del clinch e delle chiusure in ginocchio. Fine della prima ripresa. Siamo
il ragazzo Riga, la novità è anche quella. È partita la seconda ripresa, categoria 71 kg, K1 Full Rule. È partita subito forte la ripresa tra i due contendenti. Alessandro, fin. Siamo alla seconda ripresa, buonasera a tutti ragazzi, do uno spezzone di un minuto, non di più, che sono impegnato a spiccherare con il nostro Marco Costa Guta. Ciao ragazzi! Ciao a tutti e stupenda serata, siamo al primo match della Fight Card serale tra i pro del classe A, Tama Karen, opposto alla Vania in un match di K1 Rules. Match durissimo, già la prima ripresa, ginocchiate potentissime tra Macaren e un pugilato molto potente da parte di Lavazza. Devo farti i complimenti, caro Alessandro, per la serata bellissima, ma non solamente, anche nel pomeriggio abbiamo assistito dei match stupendi, quindi Ringmania, Alessandro Fevani, Marco Costa Guta, ne vedremo delle belle, ragazzi. Yes, ragazzi, termino perché purtroppo devo andare avanti a fare le dirette, a parlare, a fare lo speaker, quindi non sono in veste di camera. Ma sei sempre visto questo? Sì, sono sempre come te. Tanto continua la battaglia sul ring. Match molto equilibrato. Continuano i colpi potenti sia di pugno che di calcio, gli atleti sono molto completi. Azione di clinch e subito via ripartono i colpi precisi al volto e al corpo dei due contendenti che veramente non si stanno risparmiando. Ginocchiate al tronco. Ma come dicevamo poc'anzi, si può tirare una, massimo due ginocchiate al tronco o al viso. Il clinch deve essere molto rapido. Cambio molto duro a corpo a corpo. Il match fino ad ora è molto equilibrato, come molto dicevamo. Molto equilibrato, Alessandro. Oh, che colpo d'incontro, colpo d'incontro. No, non è stato un colpo che l'ha sbilanciato, ma non l'ha subito conteggio, perché è già in piedi, è già integro, quindi è soltanto uno sbilanciamento su un appoggio fatto male, più che altro. E finisce la seconda ripresa, molto intensa, con scambi molto duri sia di pugno che di calci, quindi incontro che terminerà con la prossima ripresa e lì vedremo che chiuderà il match salendo. Io sono convinto che la terza ripresa sarà quella che decreterà il vincitore, perché conoscendo Macaren sta facendo un match veramente fantastico, Lavagna è uno che esce sempre sulla distanza, quindi darà tutto per tutto questa ultima ripresa. Primo match della serata. Arbitro del match, comunque Stefano Valenti, arbitro internazionale, che collabora anche con la VKA Fighters League. Appunto, mi dicevi della crescita della VKA Fighters League, e in un anno solo abbiamo organizzato più di 36 manifestazioni, 36 manifestazioni. In 7 mesi di lavoro. Che sono altissime. Quest'anno penso che chiuderemo più o oltre 45 manifestazioni tra Italia e estero. Abbiamo fatto il primo gala in Romania, al Culo di Cosei d'Oro settimana scorsa, un gala fantastico, passato sulle emittenti rumene, con veramente dei match da urlo.
Dopo tante esperienze, dopo tanti anni di lavoro e anche soprattutto sul ring, io non ho mai visto nessun tipo di federazione o comunque di associazione che abbia lavorato così intensamente solo in un anno sportivo. Abbiamo un background di esperienza oramai venendo da tante organizzazioni, per la quale ho anche, sono stato responsabile, senza fare i nomi, coordinatore nazionale e concettualmente anche responsabile di altre organizzazioni. Dal 2011 al 2015 mi sono servite professionalmente insieme ai soggetti con i quali sto parlando, al Marco Costaguta, al Marco Gallaratica in qua misteri di arbitro, Stefano Trolese, tutte queste persone che mi stanno veramente vicino e aiutando in questo progetto a crescere, quindi vuol dire che praticamente questo background di esperienza ci è servito a crescere e a lavorare anche in modo intelligente, insomma, e costruttivo. Esattamente, e intanto vediamo poc'anzi il match appunto, Lavazza ha subito un low kick molto potente, è stato contato, è in difficoltà e la ripresa la sta aggiudicando proprio l'avversario a pieno, gli direi, questa sta mettendo una serie di ginocchiate veramente pesanti, questa ginocchiata è veramente in difficoltà. La volta ha sentito i colpi in linea bassa e quindi ha la gamba dolorante e oltre a quella ha preso veramente tantissime ginocchiate, come questa, due ginocchiate. Intanto la ripresa sta quasi per terminare. Come vediamo sempre, match spettacolare, ma caramba, che veramente un applauso, bravissimo Lavazza, sta facendo un match esemplare, ma l'atleta marocchino è veramente egiziano, scusate, è molto preparato al combattimento. Qua subisce un pugno dal nostro atleta Lavazza, però così a occhio mi sembra che il nostro Makarem sta prendendo punti. È avanti ai punti, ecco, se non capita il colpo della domenica o il pugno potente per la quale possa subire un KO, dovrebbe in teoria. Vediamo. Ma stiamo al giudizio degli arbitri, che siamo qua in vestiti sticker. Vediamo, bellissimo pugno del nostro atleta Lavazza, che continua a provare con la serie di pugilato, ma è dolorante su la gamba destra, ma veramente sta mostrando carattere. Due fighters con la F maiuscola, bravissimi, complimenti al di là del risultato. Match veramente duro, molto intenso, molto combattuto fino all'ultimo, hanno avuto un finale molto avvincente. E ora aspetteremo il risultato. Come dicevamo, al di là del risultato, caro Alessandro, il match è stato molto equilibrato. In chiusura, ahimè, Lavazza ha subito qualche colpo di troppo, però sì, ha mostrato carattere. Carattere, per me dovrebbe essersi aggiudicato il match. Io devo anche mandargli un saluto al caro Didier, perché lo conosco da tantissimi anni. C'è stato un periodo in cui mi ha allenato per combattere questa contro Satoshi Kobayashi per il titolo mondiale WKA, e quindi devo dargli così un saluto, mandargli un grande saluto, e la grande sfida che poi feci contro Aziz Tuzun, il tedesco, per la difesa del titolo mondiale match di kickboxing pro sulle 12 riprese. Quindi grande maestro, grande amico, questa sera a Ring Medio qua da te, Alessandro Piavani e Stefano Trolesi, che avete organizzato questa magnifica serata degli sport da combattimento. Match vinto da Tama Karem, giustamente, in virtù dei colpi portati, delle proiezioni, delle ginocchiate, quindi bellissimo match. Come dicevamo appunto prima, ha avuto così uno sprint finale. Bravo, perché Stefano! Il match fino alla seconda ripresa era stato molto equilibrato.
il prossimo match che chiameranno è Isabella Ratti del team del Cristian Olivo Piccolo Drago, opposta alla Madeleine Softeland, la norvegese del team di Didier Le Bornier. Organizzatori Alessandro Piovani e Stefano Trolesi. Siamo una storta al ginocchio. Con uno score di 2 e 4 minuti su 5 disputati, per il team Prison Jean inizia del maestro Didier Lanciando la speaker, team Prison Jean del maestro Didier Le Bornier, Madeleine Softeland, norvegese, 60 kg da categoria, 1,85 questa ragazza. Altissima per il peso. Altissima, oltretutto è una modella, adesso la vedete sul ring. Bellissima ragazza. Che ha per scelta di vita il combattimento di sport da ring. Opposta a lei Isabella Ratti del piccolo Doio, piccolo drago di Como, del maestro Cristian Olivo. Tre riprese da 3 minuti, K1 rules. Allora, che cosa sappiamo dell'atleta del maestro Didier Le Bornier? Abbiamo Sono due neo classe A, quindi hanno non tantissimi match da classe A, e quindi sono i primi match senza protezioni. Sono praticamente un atleta che arriva dalla Muay Thai, che è Isabella Ratti, e la Madeleine, che arriva invece prevalentemente dal K1 Rules, perché la disciplina che pratica è quella. Notiamo già una differenza tra le due atlete. Tra poco vedremo la battaglia al femminile. L'atleta, due scuole, Madeleine Softeland, norvegese del team di Didier Le Bornier, opposta a Isabella Ratti del team di Cristian Olivo. Tre riprese da 3 minuti, K1 rules. L'atleta che proviene dalla Muay Thai, si vede il tipico Moncon opposto sulla testa dall'angolo blu di Isabella Ratti. K1 tradizionale invece per la Madeleine del maestro Didier Le Bornier. Così ha chitto, come si dice, l'atleta del maestro Didier Le Bornier, molto alta, fisico molto longilineo, 1,85 contro un atleta di statura media per il peso che... Sono due costituzioni fisiche diverse, una è più piccola e più massiccia in gergo, l'altra invece più alta e più longilinea, quindi penso che il match sarà molto duro per l'Isabella, ma non facile ovviamente per la Madeleine, perché l'Isabella dovrà rompere le misure per arrivare al bersaglio, e la Madeleine, conoscendo la potenza dell'Isabella, dovrà essere attenta a far sì che le distanze non vengano rotte, appunto per non subire le proprie. Come dici bene te, Alessandro, deve accorciare la distanza, quindi subire magari il colpo o di pugno di gamba per poter avanzare, poter portare le proprie tecniche. Esattamente, le tecniche appunto potenti della Muay Thai. Sta per iniziare il primo round. È tutto pronto. E si parte. Stata bene la Madeleine, che arriva dal K1, si vede, quindi molto longilinea, deve non dare la misura, e invece la Ratti deve proprio riuscire a rompere la misura e passare sotto questi colpi di sbarramento, e non è semplice, ragazzi, perché l'atleta italiana sta cercando in questa fase di clinciare per poter partire con le bordate di pugno o di gamba, ma non riesce a trovare la misura. Come potete vedere, l'altezza dell'atleta del maestro Didier Le Bornier, Softland della Norvegia, la riesce a tenere a distante con dei colpi molto precisi, opposta a Isabella Ratti del team Piccolo Drago di Cristian Olivo. E siamo al terzo match della serata, match spettacolari, e entriamo nel vivo adesso col match, l'unico match femminile, che è l'anticipo poi del campionato europeo e dei due titoli nazionali che si disputeranno dopo, di Muay Thai e di K1 Rules. Questo
è Ring Mania, organizzata dal nostro maestro Alessandro Piavani e Stefano Trolese, e complimenti ancora per l'organizzazione. Complimenti a tutti ragazzi, anche da parte organizzativa siamo contentissimi, abbiamo il sold out sia per il Bordo Ring che per intento l'atleta, le tribune e la gente straniera sta divertendo. Ripeto, sta portando dei colpi d'incontro molto precisi, soprattutto con i calci frontali, dalle 18:15 e l'atleta alle italiana non riesce, siamo partiti alle 20, alle 20 e 40, ad accorciare con 7 match che e poter mettere quindi le proprie tecniche ravvicinate. Sta subendo dei colpi d'incontro la nostra Ratti, non riesce a trovare la misura, molta concentrazione delle due atlete, ma la meglio fino ad ora ce l'ha l'atleta del maestro Didier, sempre avanti con tecniche molto pulite, molto precise. Ora infilo un bel diretto d'incontro, azione di clinch, si riparte, bello kick sulla coscia anteriore della nostra Ratti. Non ha ancora trovato la misura, la distanza giusta e finisce la prima ripresa in vantaggio per ora l'atleta dell'angolo rosso. È tutto pronto per l'inizio della seconda ripresa. L'atleta Ratti cerca in tutti i modi di accorciare la distanza, ma non riesce a trovare il bersaglio. Serie di braccia portati belli a segno dell'atleta dell'angolo rosso, low kick interno coscia frontale dell'atleta Ratti, cerca sempre di accorciare la distanza. Match fino a questo punto qua, Alessandro, secondo il mio parere vinto dall'atleta straniera, il vantaggio dalla Madeleine che sta portando in virtù della sua altezza anche dei colpi di sbarramento che comunque fanno punteggio, perché queste low kick oltre a minare l'avversario sulla mobilità creano, fanno anche punteggio. L'atleta francese norvegese è molto risoluta, porta sempre dei bei colpi di incontro, soprattutto con l'uso delle braccia, dei bei jab dritti. E l'atleta Ratti avanza sempre.
colpo di ginocchio al tronco. Low kick interno coscia, subito ribattuto da terra norvegese con un middle kick al fianco. Fine della seconda ripresa. Luca Messi a tavolo giudicato. Luca Messi a tavolo giudicato. Inizio della terza ed ultima ripresa. Le due contendenti cercano di dare il massimo. Finora la situazione è abbastanza stabile. La Ratti sempre il seguimento della teta norvegese. La teta norvegese controbatte sempre con dei grandi colpi di incontro, con dei bei frontali, dei bei jab di incontro. High kick schivata dall'atleta Ratti. Sempre avanti comunque la teta italiana alla ricerca del colpaccio, perché come dicevamo prima Alessandro, l'atleta norvegese sta tirando molti più colpi, sta facendo molti più punti, tiene distante la Ratti con dei colpi molto assestati bene di incontro. E fino a questo punto il numero di colpi sono maggiori, quindi anche bersaglio, conseguenza un punteggio maggiore sul cartellino dei giudici. Sicuramente non stiamo giudici noi, non stiamo a giudicare, ma personalmente sul nostro personalissimo cartellino al momento vediamo in vantaggio la Madeleine, anche se si sta comportando molto bene Ratti, perché coriaccia sempre avanti, niente da dire, veramente ragazzi, un carattere e una grinta veramente indiscussi. Molto intenso come combattimento anche per quanto concerne le donne, l'incontro femminile. Si può dire che come mentalità, come aggressività... Oh, bellissimo tentativo di spinning, non a segno purtroppo, da parte di Isabella Ratti. E comunque anche le donne oramai sono veramente... anzi, sono meglio degli uomini, possiamo dirlo. A un buon livello veramente. Fine del combattimento. Fine del match, adesso aspettiamo il giudizio dei giudici, anche se personalmente presumo che il verdetto sia per l'angolo rosso, per la Madeleine Softman. L'atleta straniera è stato più intelligente nell'impostare il combattimento, vedendo sì, chiaramente verissimo. La sua atleta più bassa,
più tarchiata e quindi un po' più attento sulle azioni di pugilato. È stata più, più intelligente da quel punto di vista. Ora siamo pronti per il verdetto. Allora, chiamo per la premiazione sul ring Matteo Muru, ex pugile da Riva del Garda, il 100% Max, sponsor della serata. L'atleta l'anno rosso Maddalena Sappiando, meritato, giusto, invece è giudicato benissimo. Giusto il verdetto, Alessandro, come dicevamo poc'anzi. Comunque si è comportata benissimo anche dall'altro, che ha fatto veramente un match. Infatti dicevamo avanti, appunto, sempre all'attacco, la particolarità che sta a differenza di altezza. Molto cuore. Ecco Eleonora che si prodiga. Siamo pronti quindi per il terzo combattimento. La cintura in palio per questo incontro di Sandà. Passiamo ora al primo titolo nazionale, ragazzi, qui si parla di Sandà Free Fight, che è un Sandà revisionato dove praticamente ci sono 5 secondi di clinch al posto di 3, sì, dove valgono tutte le proiezioni esistenti in questo mondo, dal judo, dal jiu-jitsu, quello che volete, e la particolarità che si vedono appunto i calci, pugni, ginocchiati e tutte le proiezioni entro i 5 secondi di lavoro. Gli atleti che saranno presenti questa sera e disputeranno il titolo sono Christian Balsamo del Barber Team, praticamente è già la terza edizione che fa con noi di Rimenia, e le seconde, tutte e due le edizioni le ha vinti per KO alla seconda ripresa. Un pugile con le mani pesantissime, un atleta che arriva dall'MMA, dalla Muay Thai, del K1, dal pugilato, è un poliedrico che sa combattere e adattarsi a tutte le discipline. Opposto a lui abbiamo Roncato Michele Mazzola del team del maestro Marchese, che invece è uno specialista del Sandà, quindi loro combattono prevalentemente, anzi solamente in Sandà, quindi in teoria sarebbe quello più avvantaggiato in quanto è quello che è più specializzato in questa disciplina. Però ripeto, conosco Christian, non c'ha un pugno, c'ha i San Pietrini al posto dei guanti. Quindi la dirà lunga questo match intenso per quanto concerne appunto la specialità del Sandà, e disciplina più completa rispetto al K1, e tra pochi secondi il prossimo contendente all'angolo blu, Christian Balsamo. Quasi tutto pronto per l'inizio del combattimento. Di ogni tipo di disciplina. Questo è il Sandà. Ultime raccomandazioni e controlli da parte del referee Marco Gallarate. Prima cintura in palio, specialità Sandà, dicevamo prima. Combattimento sulla media e sulla corta distanza, tra poco l'inno italiano.
atleti al centro per l'inno nazionale. Del combattimento. Tre riprese da 3 minuti. Ricordiamo le caratteristiche, ragazzi. Ring Mania, la numero 1. Vi aspettiamo sul nostro circuito della Bucapà Fighter Series con Alessandro Piovani, Marco Staguta, Stefano Tronesi, Marco Alarati e tanti altri. This is UKA Fighter. Fase di studio tra i due contendenti. Ricordiamo che sono varie delle proiezioni che fa punteggio, chiaramente. Messandà, la particolarità è appunto la caratteristica, la capacità di portare proiezioni su ogni tipo di colpo o di calcio. Categorie 72-500 per 2, 71-9 e 71-9 in parallelo per i due pugili, quindi praticamente uguali. Molto più pugile Christian Balsamo, e l'altro, vi ripeto, è un purista del Sanda. Quindi vedete, molto pericoloso. Tentativo di proiezione. Esatto, sulle proiezioni molto più pericoloso. Ogni proiezione comunque da 3 punti e quindi veramente la particolarità è di anche il metodo di giudizio è molto diverso. Ecco, io però conoscendo le caratteristiche, Mazzola non l'ho visto tante volte, ma Cristian è veramente i San Pietrini a posto delle mani. Se trova la misura, inquadra l'avversario, se arriva di braccia, ecco, vedete, tipo di pugno che ha. Oh, gancio, oh, gancio sinistro. E ancora anche la proiezione, bellissimo. Fisico molto, diciamo, ben costruito. Sì, sono atleti con la maiuscolo, bello, tentativo di gancio sinistro da parte di Christian Balsamo. Ripeto, Christian Balsamo fa anche MMA, fa Muay Thai, è poliedrico e quindi è... Oh, bellissima la proiezione! Bella spazzata e molto attento sulla fase pugilistica, molto coperto, mentre il suo avversario tende a mettere giù spesso le mani e
se riuscisse ad accorciare bene la distanza. Oh, bello spinning backfist, l'ha anche sentito il colpo, ragazzi, perché gli ha messo un colpo veramente duro. Come l'ha sentito. Come dicevo adesso prima. Difatti ha capito e lavora durissimo di braccia come sa fare Christian. Oh, ginocchiata saltata, bellissimo. Oh, e proiezione. Ragazzi, questa è l'antitesi di un match veramente spettacolare. E come dicevamo, tenere le mani basse è molto molto pericoloso. Comunque atleta molto solido il suo avversario. Sì, sì, è un ragazzo giovanissimo che ha tiene molto bene i colpi. 19 anni, 20 anni, è un professionista nel Sanda, è un classe A nel Sanda, quindi è uno che ho visto combattere già, i colpi li porta, perché io vi garantisco che Christian non ha mani ma San Pietrini al posto generale. Fine della prima ripresa, match molto, fino a questo momento, molto intenso, molto rapido. Veramente atleti preparati. Sono molto preparati, ma soprattutto sono anche molto precisi. Molto attento Balsamo sulla fase pugilistica. È più pugile, lui fa anche pugilato, di conseguenza è molto più pugile. Non è un arruffone, uno che se parte, parte per arrivare al bersaglio, molto per far male. Più Sandà, più attendista e più Sandà, perché arrivando da Sandà lui mira molto la proiezione, ma in questo caso, trovando un MMA, un fighter di MMA, non è così semplice rompere la misura e portare a termine una proiezione. Inizia la seconda ripresa. Vi ricordiamo, il ring è quello di Ring Media, è la seconda ripresa a Pero Milano. Bel destro d'incontro e proiezione molto veloce, molto precisa. Come vediamo, non è cambiato nulla dall'inizio del match. Balsamo che va sempre all'attacco con l'ausilio delle braccia e sta portando anche delle belle proiezioni. Comunque io vedo avanti i punti Christian, perché colpi mirati, bello kick, fare... oh bello, bello che spinning back fist, che ricordiamo il pugno in rotazione. Un narcisismo, Christian ha cominciato a allenarsi anche con me, i primi sparring li faceva in maniera dilettanti, e spinning back e calci girati durante gli sparring li ho messi parecchi, e da lì infatti è successo quello che dicevo, il San Pietrino di Christian è arrivato. Non c'ha pugni, c'ha i San Pietrini al posto di lei, no? L'incontro è terminato perché è stato centrato da un colpo molto preciso. Come dicevo, non sono pugni ma San Pietrini quelli di Christian, è la terza ringmania, 3 KO. Un bel pugno assestato da Balsamo e quindi è KO. Bellissimo match, con molta intensità, caro Alessandro. Bellissimo match, intelligentissimo da parte di quei due atleti. Christian, lo ripeto, non ha le mani, ha le mazzette. E bruttissimo KO, perché ragazzi ancora sta riprendendo, ma ha ripreso. Quindi, ha ripreso le... In questo caso ha vinto la box. Ed è KO alla terza ripresa. Quindi diventa e si aggiudica la corona nazionale della VKPA Fighters League.
Applausi al centro per la premiazione. Seconda ripresa, Christian Balsamo, disciplina Sanda. Bellissimo match, bellissimo match, bellissimo KO, stupendo. Veramente l'ha centrato con un colpo veramente chirurgico. Gli viene consegnata la cintura.